questa presentazione milanese di questo libro, il quarto libro di questa saga futuristico ipnotica, molto ipnotica, perché siamo dalle parti di una fantascienza che non è una fantascienza. Siamo al di là dei generi, come siamo al di là del bene e del male, ma il nostro, dopo altri tre romanzi, il nostro Agnoloni ha concluso con questo, tutti editi da Gala delle edizioni, ha concluso con questo questa serie sulla fine di Internet, no? Dove viene così immaginata una fine, no? È una fine delle comunicazioni come ormai le intendiamo da almeno 20 anni, no? Quindi Internet c'è da quasi più di 20 anni e ormai senza Internet non si può più vivere, pare, anzi ormai ci sono anche dei suicidi di massa, Brandon Jones, no? Perché è entrato completamente, diciamo, proprio entrato completamente nel vivere, nel costume, addirittura nelle emergenze, anche non nelle emergenze, perché e soprattutto nella dipendenza, perché Internet è diventato anche una dipendenza, una droga, no? Noi ne siamo tutti consapevoli di questo, in qualche modo, c'è chi più chi meno. E il romanzo di Agnoloni, in poche parole, non fa altro che ribaltare il discorso, cioè è un romanzo paradosso, cioè paradossalmente Internet finisce perché ci sono degli attentati terroristici che fanno cadere, diciamo, le cosiddette linee, che poi linee non sono, ma insomma, tanto per capirci, e quindi praticamente addirittura con questa fine di Internet nasce un mondo nuovo. Un mondo nuovo che non è quello di Aldous Huxley, ma è un mondo che, se prima era condizionato completamente da Internet, come lo è in effetti, stiamo parlando di un futuro non tanto lontano, 2029, quindi molto condizionato e altrettanto condizionato dopo la fine di Internet, poi naturalmente degli escamotage che non stiamo qui a raccontare, Agnoloni, perché la carne al fuoco è tantissima, è una specie di epica, diciamo, della fine di Internet in qualche modo, immaginare qualcosa che ormai non possiamo più immaginare, perché per noi Internet è diventato come la mamma, ma una mamma che non muore mai, cioè una mamma. Ma si riesce a farla morire lo stesso, no? Ma se non muore mai, c'è sempre un escamotage, caro mio. Vabbè. Ottica, cioè un po', certo. L'ologramma è qui, l'ologramma, perché a un certo punto vengono creati degli ologrammi delle persone, cioè praticamente non esiste più, esiste, è come nell'artificial intelligence, diciamo, di Spielbergiana memoria, anche Kubrickiana, no? C'è un'intelligenza artificiale, in un certo senso, che viene accoppiata a delle persone che poi spariscono. La morte, cioè, in un certo senso è anche la ricerca di una vita eterna, in qualche modo, però è una vita sintetica, quindi abbiamo tanti temi che la fantascienza ha trattato, no? E anche Philip K. Dick, quindi c'è anche una grossa, si vede che Agnoloni ha letto Dick, l'ha letto molto bene, ha letto anche altri grandi scrittori di fantascienza, anche se la sua non è esattamente fantascienza, ma è qualcosa che trascende anche naturalmente i generi, ma anche questo discorso, perché lui parla anche di spiritualità. E mi fermo qua, perché sulla spiritualità passo la parola alla mia collega Valentina Di Cesare. Sì, ovviamente condivido tutte le cose che tu hai spiegato molto meglio di come avrei potuto fare io. Ma dai! Sì, perché... Ma perché questa improvvisa modestia femminile? Abbiamo fatto un discorso... Era così, insomma, per provare a vedere se eri attento. Certo, sono attento. Quando parli tu, sono attentissimo. Dicevo poco fa,
a Giovanni che quando ho letto questo suo ultimo libro, ho finito di leggere una decina di giorni fa, mi è capitato la notte stessa, in cui la sera, cioè la notte dopo aver letto il libro, di fare un sogno particolarmente ispirato al mondo, alle dimensioni raccontate da lui, e al mattino ero turbatissima, infatti glielo... Credevo che al mattino fossi diventato un ologramma. Non era un ologramma. Ci arriveremo, per questione di tempo. Ero dall'altra parte della barricata e mi sentivo veramente agitata, infatti l'ho detto anche a lui, e lui ha detto questo libro infatti doveva turbare in un certo senso, sì, e io gli ho detto assolutamente c'è riuscito. Questo libro, come diceva Franz, non è collocabile nella mera fantascienza, c'è, almeno dal mio punto di vista, da quelli che sono i miei gusti, c'è una spiritualità che, prima di tutto, che è la cifra più bella che io ho trovato, e poi c'è la presenza di una dimensione temporale fuori dal tempo, e questo si ricollega un po' a quello che ha detto Franz, cioè ad una sorta di nuova epica, un'epica del futuro. Ho trovato poi molte corrispondenze anche, per esempio, un po' con la psicanalisi, con qualcosa di junghiano, con diciamo quello che è l'inconscio collettivo. Appunto l'inconscio collettivo dominante, che appunto è un po' la somma di tutte le nostre esperienze, delle esperienze umane. Di questo romanzo poi ho amato anche molto la leggerezza e la grande maestria di Giovanni nel passare dall'assurdo al paradosso, l'assurdo alla realtà, quindi per esempio il continuo ritorno alla realtà, i continui rimandi ai Beatles. Gli ho detto anche che il suo romanzo mi ha fatto riascoltare i Beatles, e abbiamo convenuto sul fatto che ci sono moltissime canzoni dei Beatles estremamente perturbanti, estremamente... melodie orecchiabili. Sì, dicevamo di Eleanor Rigby, per esempio, dicevamo, ho pensato anche dopo che... Strawberry Fields Forever, e poi sono andata, ecco, appunto a rivedermi tutti i misteri dei Beatles. Ci sono poi degli elementi molto, che ho trovato appunto molto poetici, me li sono appuntati, la morte vista come un episodio della vita e non come la fine. E poi mi piace anche molto, poi conoscendo quelle che sono le passioni di Giovanni, che non è soltanto uno scrittore, ma è un intellettuale molto attivo, un grande viaggiatore. Cioè questo tema del viaggio, dello spostamento, dell'osservazione, che mi è piaciuto moltissimo, perché è un rimando continuo alla nostra realtà, e poi c'è quella delicatezza, quella leggerezza, quella maestria nello spostarsi nuovamente in una dimensione atemporale. C'è questo scenario apocalittico di dispersione che è un po' quello che diceva prima Franz, la fine di un'epoca, la fine di internet. Ho cercato anch'io di immaginarla, ed effettivamente non mi ricordo più che cosa facevo nei momenti in cui prima non avevo internet. Ho provato a pensarci, a parte l'infanzia, i momenti dell'adolescenza, perché io poi dai 20 anni in su ho cominciato a usare internet, io non ricordo come ammazzavo i miei pomeriggi, le mie serate. Te lo raccontiamo io e Ferrazzi. Così. Quindi mi ha fatto anche molto riflettere su questo scenario che potrebbe verificarsi, perché non è detto che si verifichi, che non si verifichi. E ho pensato alla nevrosi che ne scaturirebbe, specialmente per coloro che hanno costruito sui social, per esempio,
una loro identità, la loro vita, il loro personaggio. E sarebbe una grande nevrosi della nostra società. Giovanni, abbiamo parlato tanto. Io ti volevo, se posso iniziare con qualche domanda. C'è una cosa molto bella che mi ha colpito nel libro, quando tu parli delle cosiddette anime sfinite, cioè di quelle anime che non hanno più retto a quel mondo, a quella vita, e che appunto sono sfinite. Queste non sono poi tanto lontane dalla realtà. Cioè, le anime sfinite esistono assolutamente nel nostro mondo, nella nostra epoca attualmente. Beh sì, basta pensare a quel video di una canzone di Moby uscito qualche mese fa, dove si vedono tutte le persone che vanno come degli zombie per le strade con lo smartphone in mano, no? E quello è, diciamo, un colpo di genio, perché effettivamente a volte si ha proprio questa impressione, nel senso... la dipendenza dai mezzi tecnologici è diventata così onnipervasiva e non è possibile semplicemente farne a meno per la maggior parte delle persone, e questo è veramente allarmante, perché poi si perde anche la capacità di relazionarsi con gli altri in modo normale. E le anime sfinite erano in particolar modo quelle che erano state diciamo tanto assorbite dal loro ologramma di riferimento, sì, che ognuno aveva il suo ologramma. Nel 2029 questo sistema di potere tecnologico ha creato ologrammi per ogni persona, diciamo, ognuno ha il suo ologramma di riferimento in Europa, e questo ologramma è una specie di confidente, maestro, spin doctor, e praticamente diventa referente unico di ogni singolo individuo, che quindi fa a meno di parlare con gli altri. Quindi di fatto, così facendo, le persone vengono sempre più isolate e finiscono per iniziare a svanire, perché viene meno la loro umanità. L'umanità sta nella coscienza di se stessi, che si manifesta nel relazionarsi con il prossimo. Quindi chiaramente, venendo meno questo elemento di connessione, si produce lo stesso effetto paradossalmente che si produceva prima, quando c'era un eccesso di connessione tecnologica, perché poi la connessione tecnologica è una grossa, così, è un grosso specchio per l'allodole, perché ti sembra, in effetti sei in contatto con il mondo, però in modo molto fittizio, cioè nel senso, quindi alla fine è chiaro che è forte, perché ti permette di fare tutta una serie di cose, lavorare con clienti di tutto il mondo, recuperare, non so, un amico che hai conosciuto in una vacanza studio in Inghilterra 20 anni prima, lo trovi che fa, che ne so, l'amministratore delegato di una società, gli scrivi un messaggio, tac, ti trovate in un attimo. E poi però... Poi però... fa l'amministratore delegato... Poi per carità, ci sono anche felici eccezioni, c'è un amico che ha ritrovato la sua attuale compagna, grazie a Facebook, però nella maggior parte... Ritrovata sposata con 5 figli... Appunto, dico, quindi serve a volte in senso buono anche internet, non è che è il male internet, no, è uno strumento, come tutti gli strumenti, anche l'energia atomica in sé non è un male. Il problema è come viene usata. E il problema di internet è che spesso viene usato in modo quantitativo. In casa stai su 24 ore, ci stai delle 22 ore, tanto bene. Io sono venuta perché avevo intravisto questo libro in mano di una persona. E ho trovato questo riscontro, questo che dice, con un figlio. Lui ha escluso la famiglia già adesso, che in adolescenza, tanto è attaccato a qualcosa. E intravedo, è per quello che sono venuta qui, anch'io per cercare di capire se solo lui, se per colpa dell'adolescenza, quindi è per quello che mi interessa. Certo, l'adolescenza è un'età critica in sé, diciamo, difficile, quindi lì magari uno è ancora più vulnerabile da questo punto di vista, capito? E oltretutto c'è ancora, cioè noi siamo all'inizio, siamo all'ABC dell'informatica. Perché se vediamo bene bene, le Nazioni Unite sono 20 anni, 30 anni al di sopra di noi, già dal tempo della famosa bomba atomica, perché in teoria
computer nato subito dopo la guerra, giù di lì, in quel periodo là. Ma infatti internet era nato inizialmente in ambienti militari, certo. Anni 70-80, anche fine 60. Nasce nel 68. Hanno scelto il nostro miglior scienziato per lavorare lì sul computer, anche se poi il computer almeno è stato inventato in Italia, che io sappia, solamente come fare i conti, e da lì l'hanno adoperato poi gli scienziati che si arrivano al conteggio. Quindi io, da come l'ha descritto lei, che ti toglie quella spiritualità, quindi io in questo caso l'ho vista su mio figlio, da come lo riferiva lei, ho intravisto che la mia idea del rapporto visivo che ho visto in mio figlio su questa scena, penso che a questo livello ormai non sono solo io a pensarlo, penso che ci saranno tante mamme, tante persone che o sopra o chi gli sta vicino intravede questi. Beh, certo. Sì, in merito a questo volevo, se posso, leggere, c'è una parte che mi piace moltissimo. L'era della comunicazione era iniziata molto prima, portando a un'accelerazione progressiva che aveva man mano annullato le nostre identità personali, rendendoci degli zero, identici ad altri zero. La verità era che avevamo paura, che l'unico fondamentale passo, quello dentro noi stessi, non volevamo, non sapevamo farlo. E allora i giornali, la televisione, i giochi elettronici, e quindi le email, i social media, i cellulari connessi a internet, tutto era stato un eccellente pretesto di distrazione. Perfino il lavoro, la carriera, le mode, che quei mezzi, concentrati e potenziati dalla superrete creata dal sistema, avevano propagato, ergendoli ad esempi da seguire e sminuendo coloro che sceglievano una strada diversa, perché irritavano non solo il capitale, ma anche i suoi strategici finti oppositori, attivisti e paradini di battaglie sociali, volte a fomentare dualismi apparenti, il cui unico risultato era creare una confusione che azzerasse le differenze, riconfermando la mano che reggeva il potere. Solo chi non si schierava era veramente libero, chi coltivava il mondo interiore. Era questo l'individuo più pericoloso, il vero nemico di quella guerra non dichiarata. Poi la rete è finita per volontà di coloro che l'avevano voluta e che con quel crollo speravano di acquisire un dominio assoluto, approfittando dell'incapacità di reazione di un'umanità atrofizzata. È crollata e si è portata via tutto, compresa la memoria del mondo di prima. Ma un numero ristretto di persone, diversi, gli unici liberi sul limitare di quella crisi radicale, erano pronti ad agire. Avevamo solo bisogno di un ispiratore. Qua andiamo avanti, avrei da leggere tanto. Sì, no, l'idea... Comunque, si avvicina a quello che dice. Eh sì, assolutamente. La cosa... cioè, la fotografia, questa pagina che hai letto, è proprio la dimostrazione di come, giustamente diceva Franz, cioè questa sia fantascienza in un senso molto particolare. In realtà io lo chiamo realismo arricchito o realismo variato, perché di fatto parliamo di cose che già esistono, soltanto proiettandole in un futuro leggermente avanti rispetto al nostro presente, per uscire dai nostri schemi abitudinari, e quindi riuscire a vedere le cose, la forma delle cose, un pochino meglio, no? Posso dirti una cosa? Ah, sì. Io credo che nel momento in cui tu hai scritto queste cose hai un po' avuto paura, tra virgolette. Paura nel senso che la paura è il coraggio di superarla, questa paura. Tu hai detto realismo arricchito, è vero, perché tu hai detto quello che tutti sappiamo. In realtà ci vuole molto coraggio ad affermare queste cose, ci vuole un grande coraggio. Allora, diciamo che ho due cose. Allora, la paura è quella un po' che a volte mi capita di avere anche semplicemente per condividere un'opinione un po' fuori dal coro, no? Perché sapete bene, Franz lo può testimoniare, perché a volte è stato attaccato anche lui su Facebook per certe opinioni libere, e tra l'altro spesso da me condivise, che hanno portato a reazioni rabbiose di un gran numero di persone. E
non faccio riferimento a opinioni politiche, perché noi siamo persone politicamente libere, non ci schieriamo da nessuna parte, siamo liberi pensatori, e questo dà fastidio. E dà fastidio soprattutto quando, sempre quando si entra in una logica di sistema. Io qui ipotizzo un sistema della comunicazione, ma di fatto è in questo sistema che già viviamo. Perché, senza far nomi, ma voglio dire, le multinazionali che controllano l'informazione e la comunicazione online sono potenzialmente molto pericolose, perché anche il discorso dei droni, che poi sono quelli che vengono usati in America per il mio libro, per creare questa rete wireless, di fatto i droni già ci possono controllare fino quasi nella camera da letto, perché se fai lo zoom al di là del satellite, che con lo zoom ti arriva appunto sulla finestra di casa o quasi, ma sempre più spesso vedo in giro piccoli droni, magari amatoriali, di privati, che si spostano, o a volte, per esempio una volta ero a Danzica e stavo iniziando a lavorare a questo libro, e vedi un drone e dici, guarda, questo è un segno, mi dissi, perché c'era già alla fine della Casa degli Anonimi, il libro precedente, iniziavano a parlarsi dei droni, e probabilmente stavano facendo delle riprese, non so se per quale, insomma, grande impresa, però comunque sia, mi dissi, cavolo, vedi però che già comincia questo sistema. E quando facevo la presentazione a Roma c'era una giornalista che ha detto di sapere da fonte attendibile che in Giappone stanno lavorando ai droni insetto. Questo vuol dire che tra un po', se c'entra una zanzara in casa, magari potrà essere un mini drone. Tra un po' manco in gabinetto. C'è poco da ridere. Magari manco al gabinetto ci fanno andare, capito? Ci fanno andare, ma ci guardano. Sempre che gli possa interessare, appunto, è quello il problema. E quindi, ma dire, secondo me il problema effettivo è vogliono toglierci la libertà del pensiero, del piacere, dello studio, dell'inventare, del progredire. Sarà controproducente. È controproducente, perché se forza metti un prodotto del genere per impadronirti della persona per un suo solo interesse, cioè mi toglie la libertà. È quello che io vedo in mio figlio, non è libero, non ha libertà di scelta. Ma sarà anche un periodo, l'abbiamo vissuto tutti in altri periodi, certo. Comunque eravamo invasati magari di altro, chi della musica, chi della letteratura, cioè, quindi ma con una cultura di chi è stato istruito in quel mondo, ma la cultura ce la siamo fatta dopo. Ai tempi degli anni 70, quando io ero un adolescente, c'erano tanti imbecilli, ma tanti avevano bisogno di internet per andare fuori di testa. Tra l'altro c'era la droga, che anche adesso, ma voglio dire, c'era anche 40 anni fa, e ho visto tanti di quei imbecilli proprio completamente con la testa completamente quadra dietro magari una visione politica. C'era anche quello, non importa, ma voglio dire, una visione politica distorta, no? Esagerata, estrema. Quindi voglio dire, non lo so, io internet, come diceva prima Giovanni, non è il male, non è neanche il bene, è uno strumento. Però siccome è uno strumento che dobbiamo sapere, bisogna imparare. Li mettiamo come il professor Andreoli, se cioè tu impazziamo. Non studi il prodotto, non puoi riuscire a tenerlo. Esatto, ma infatti anche a frenare, no? A dare un freno a tutto questo. Esatto. Quindi suo figlio stia tranquilla, e suo figlio vedrà che ne verrà fuori, sempre su internet, ma ne verrà fuori, nel senso che comincerà a essere più critico nei confronti della rete. Ora cosa ha 17 anni? Praticamente è dominato.